La parodontologia è una specializzazione dell'odontoiatria che fornisce diagnosi e cura per le patologie ai tessuti del parodonto. Il parodonto è formato dai tessuti molli e duri che circondano il dente e che lo saldano rendendolo stabile: gengiva, osso alveolare, cemento radicolare e legamento parodontale. Le malattie parodontali possono essere croniche, aggressive, associate a malattie sistemiche e necrotizzanti. Esse emergono come gengiviti, può essere curata mantenendo intatti i tessuti di sostegno del dente. Parodontiti, comporta un'irriversibilità della lesione dopo la cura, perché provoca infezioni nell'osso che sostiene i denti e i tessuti annessi. Le patologie parodontali si contraddistinguono per essere batteriche, in quanto la causa risiede sempre nella presenza di batteri. Multifattoriale, perché le cause che portano alla malattia possono essere più di una, insieme alla presenza di batteri. Per esempio possono portare a scatenare la malattia, il fumo o malocclusioni dentarie. Sitospecifica, ogni zona dell'arcata dentaria può essere colpita in maniera diversa, sarà la diagnosi ad evidenziarne la gravità. All'università dopo la laurea in odontoiatria, è possibile intraprendere un corso per acquisire la specializzazione ulteriore in parodontologia. Condizione indispensabile per esercitare è l'abilitazione alla professione successiva all'esame di Stato, quindi l'iscrizione all'Ordine dei Medici, verificabile dal sito dell'AFNOMCEO. È buona norma eseguire controlli periodici presso lo specialista odontoiatra per poter avere una diagnosi precoce di un'eventuale patologia. Può essere utile recarsi presso lo specialista oltre che per un controllo, anche per una consulenza sulle modalità più efficaci di igiene dentale, quindi di prevenzione e cura del proprio sistema dentale. Condizione essenziale alla emersione della malattia è la proliferazione di microorganismi, il più frequente l'Aggregatibacter actinomycetum comitans. Può insorgere anche in bambini e adolescenti, e può essere favorita da anatomie sfavorevoli, scarsa igiene dentale, abuso di tabacco e alcol, ereditarietà, gravidanza, sovrappeso, malattie sistemiche, diabete, osteoporosi, eccetera. I sintomi di malattie parodontiche possono presentarsi come gengive rosse o doloranti, aumento spazio fra i denti, sanguinamento gengivale, prolasso gengivale, ascessi, malocclusione, alitosi. Stai cercando il parodontista specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.